E se l'Europa non fa l'Europa, non si va da nessuna parte. Ecco perché l'Italia e l'Europa hanno oggi una grande occasione, una grande opportunità. Ecco perché dobbiamo sentirli i brividi quando pensiamo alla complessità delle sfide che abbiamo in corso. Ecco perché trovo ridicole discussioni che non sono discussioni nel merito, discussioni interne che sono talvolta più legate a pregiudizi che non alla convinzione di essere insieme chiamati a un comune destino, che è quello di provare a cambiare l'Italia per restituire dignità alla politica. Come si fa a non capire che questo è il nostro mandato oggi, dopo questo risultato? Ma come si fa a non capire che oggi questa è la sfida di fronte alla quale non uno, non una parte, non i renziani, malattia, ma vale anche per i cuperliani, i civatiani, i bersaniani, chi c'è? Poi tutti gli anni, non mi è venuta bene, diciamo, non ridiamo, è 20 anni che il nostro partito rischia di dividersi sui cognomi, se dobbiamo dividere ci dividiamo sulle idee, non sui cognomi, questo è il punto centrale di oggi.